Se ti chiedessi che cos'è l'opposto di distrazione, cosa ti verrebbe così di rispondere? La risposta non è focus come normalmente pensiamo, o concentrazione. No, la risposta è trazione. Per trazione si intende un po' come già comunica la parola, ogni azione che ti spinge verso ciò che dovresti fare per raggiungere la meta che hai in mente. Invece, distrazione è la forza che ti allontana da quello che vorresti, che dovresti fare per raggiungere la meta che hai in mente. Ma la cosa diventa ancora più interessante tra un secondo. Quello che è l'aspetto interessante del procrastinare è che spesso noi diamo la colpa alle notifiche, ai bambini, agli imprevisti, agli impegni improrogabili, che sono un po' il nostro capro espiatorio preferito per giustificare il non aver fatto qualcosa. E per carità, a volte è così. Ma una delle cause più frequenti della nostra distrazione, quindi della nostra procrastinazione, è il desiderio interiore di scappare da qualcosa che ci fa sentire a disagio o inadeguate, che ci fa sentire a disagio è la parola giusta, secondo me. Ad esempio, ti capita mai di iniziare un lavoro delicato, qualcosa in cui devi metterti seriamente in gioco, qualcosa che è nuovo, non hai mai provato prima, qualcosa che magari potrebbe sancire la svolta per la tua attività, ma temi possa non riuscire perché è sempre un rischio. Ad esempio, lanciare quel corso, quindi sviluppare il lancio, ultimare quel libro, pianificare, la tua prima offerta. Quindi inizi questo lavoro delicato e 5 minuti dopo ti alzi dalla sedia perché, boh, ti è venuta fame, perché hai visto che c'è una briciola sul pavimento e quindi prendi l'aspirabriciole e aspiri. Questa è una cosa che io faccio spesso. Ecco, questo è un classico esempio di vera distrazione, distrazione all'opera. Se non troviamo un modo per gestire questo senso di disagio che accompagna un po' l'uscire anche solo di pochi passi da quella che è la nostra zona di comfort, sarà difficile che incontriamo la vera trazione. Come possiamo riuscirci quindi ad avvicinarci a questa benedetta trazione? Lo vediamo tra un momento. Prima però, come sempre, un promemoria importante. Se stai guardando questo video da YouTube, ricordati di iscriverti al canale per non perderti nessuna nuova puntata in uscita. E se stai guardando questo podcast da Spreaker, Spotify, iTunes o qualunque altra piattaforma podcast preferita, che è la tua preferita, ricordati di lasciarci una recensione dove ci racconti che cosa pensi di Impact Girl Podcast e quanto effettivamente ti sta aiutando. Questo ci aiuterà molto anche a definire le tematiche e la direzione per le nuove puntate. Torniamo quindi a come fare per riuscire ad allontanarci dalla distrazione e ad avvicinarci alla trazione, quindi ad avvicinarci alla nostra meta. È una regola simpaticissima che io ho appreso un paio d'anni fa, o forse un po' meno, non mi ricordo, però è particolarmente recente per me e mi piace tantissimo. È una regola di cui ho parlato spesso anche in altri contesti e prende il nome di regola dei 10 minuti. Non è farina del mio sacco, ma è condivisa da Neil Ayal nel suo libro Indistractable. La regola dei 10 minuti funziona così. Prevede di cedere a qualunque distrazione ci venga in mente, tirare sulla briciola, andare a farsi un caffè, andare in bagno, eccetera, in 10 minuti dal momento in cui ci viene la voglia di farlo. Quindi, cosa succede? Mettiamo appena ci viene voglia di alzarci dalla sedia, magari ci siamo appena sedute per metterci al lavoro, mettiamo il timer a 10 minuti e dentro di noi diciamo bene. Sai che c'è? Appena suona il timer io mi posso alzare e fare quello che devo fare, tirare sulla briciola, andare a bermi il caffè o fare quello che voglio. Sembra controintuitivo, no? Ma l'idea di poterci abbandonare a qualunque distrazione ci venga in mente, non subito però, quindi non nell'immediato presente, ma nell'immediato futuro, quindi fra 10 minuti, gioca a nostro favore perché indebolisce quella sensazione di inadeguatezza di cui parlavamo prima, dalla quale stiamo inconsciamente tentando di scappare e ci può aiutare a riconcentrarci o a concentrarci davvero. E cosa succede? Che a volte, non sempre, però a volte quando suona questo timer, anzi spesso quando suona questo timer, siamo talmente concentrate che poi continuiamo. Quindi abbiamo, diciamo così, superato quella fase di inerzia che ci portava a dire voglio alzarmi, voglio fare qualcos'altro. Ora, seguire la regola dei 10 minuti non significa non fallire mai. Come ti dicevo pochi secondi fa, funziona spesso, non funziona sempre. E ci vuole anche una certa dose di autodisciplina. Però significa dare forza all'intenzione di impegnarti con costanza, mentre percorri la strada che ti avvicina ai tuoi obiettivi, qualunque sia l'obiettivo che hai in mente. Quindi, prevedi
provala, fammi sapere come va e sono molto curiosa di capire se effettivamente questa regola dei 10 minuti può trasformare la tua giornata come spesso trasforma le mie. Questo è tutto per la puntata di oggi di Impact Girl. Spero davvero che ti sia stata utile, spero di ricevere un tuo feedback nei commenti YouTube, nei commenti del blog, su Instagram attraverso un direct oppure attraverso una recensione sulla piattaforma podcast da cui stai ascoltando la puntata. Noi ci vediamo, come sempre, alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.